Milano è già tornato ai livelli pre-Covid. Ad agosto il tasso d'occupazione degli alberghi ha addirittura superato quello del 2019. Al via in Veneto la terza dose per immunodepressi e fragili. Il generale Figliuolo in visita al lab vaccinale di Villorba Zaia. Obiettivo 85% di vaccinati nella nostra regione. Dopo Fratelli d'Italia anche il segretario della Lega nel carcere di Venezia per visitare il macellaio padovano che ha sparato al ladro ferendolo, e stasera a Ring, intervista esclusiva con la moglie Sara. Traffico illecito di rifiuti speciali dalla campagna al Veneto, inchiesta dei carabinieri di Belluno e DDA di Venezia, 12 persone arrestate, anche imprenditori decine, gli indagati in tutto il Veneto. Continua la battaglia dei residenti di Viale San Marco per opporsi al progetto di un grattacielo nell'area ex campo di calcio della Real San Marco. Le nanotecnologie per salvaguardare il patrimonio UNESCO di Venezia e delle sue isole. Il progetto è stato presentato a Caparsetti. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque l'avete sentito in primo piano il turismo balneare, perché è già tornato quello veneziano ai livelli pre-Covid. Ad agosto il tasso di occupazione degli alberghi ha addirittura superato quello del 2019. È andata meglio del previsto la stagione estiva sul litorale veneto. Iniziata a rallentatore col peso dell'incognita Covid a maggio e giugno, dove però i fine settimana registravano già affluenze altissime, ha raggiunto a luglio e agosto livelli addirittura superiori al pre-pandemia. Complessivamente, contando anche la prima parte di settembre, la percentuale di occupazione delle strutture ricettive della costa veneta nell'estate 2021 si attesta al 73%. Ad agosto il picco, con un trionfale 91% che supera di 5 punti il dato 2019, praticamente tutto esaurito. Indubbiamente abbiamo avuto una percentuale interessante di ritorno anche del mercato estero quest'anno rispetto al 2020. Il 2021 ha visto tornare sulla costa veneta, in particolare anche sul lago, gli austriaci ed i tedeschi, che era un mercato assente nel corso della stagione 2020, e questo è un segnale estremamente positivo. Tra l'altro si è sommato ovviamente alla percentuale di clienti italiani. Sul fronte anticontagio le località balneari venete partivano forti dell'esperienza messa in pratica l'estate scorsa. Un sistema che ha comunque dovuto risolvere nuovi problemi, tutt'altro che facili, come quando da Berlino è arrivato l'obbligo di tampone negativo per le migliaia di turisti tedeschi che dovevano rimpatriare. Probabilmente anche un settore nostro, un territorio che comunque insomma riesce sempre a essere attrattivo e che forse ha affrontato questa pandemia, questo periodo difficile, garantendo sicurezza e la possibilità di fare vacanze in serenità. E già l'anno scorso l'abbiamo dimostrato, infatti quest'anno quando si era iniziato a discutere delle riaperture per l'estate e si paventavano misure ulteriormente restrittive, balzelli, orpelli, insomma eravamo preoccupati di questo, sapendo di aver garantito l'anno prima insomma condizioni ideali per poter fare vacanza. Se oltre ai turisti italiani la costa ha potuto contare sulla tradizionale e massiccia presenza mitteleuropea, della stessa fortuna non ha potuto godere una destinazione forte come Venezia, che lavora parecchio anche grazie al turismo intercontinentale, e per quello probabilmente si dovrà aspettare ancora. Archiviata con successo l'estate 2021, i comuni del litorale veneto iniziano già a guardare alle sfide future, tra cui una legge che riconosca lo status di città balneare. Gli operatori hanno lavorato bene, nel senso che hanno preparato le loro strutture e i sindaci le proprie località in materia di sicurezza al top, e quindi i risultati sono arrivati. L'estate 2021 premia la costa veneta con presenze turistiche in alcuni casi persino superiori al pre-pandemia. Ma oltre che per l'uscita dalla crisi del Covid, quest'anno qui sarà ricordato anche per quel rafforzamento del patto tra i principali comuni ad alta presenza turistica della costa veneta e nazionale, che ha portato tra l'altro alla stesura di un progetto di legge per il riconoscimento dello status di città balneare. Che le nostre città hanno bisogno di sicurezza, hanno bisogno di norme per il lavoro, hanno bisogno di contare a livello romano e non solo, ma soprattutto romano, per avere dei provvedimenti, delle norme, per avere delle risorse, per avere in sostanza la possibilità di rispondere ai nostri concittadini e ai turisti.
Se il peggio è passato di una crisi che sembrava mettere a rischio la stessa tenuta sociale, proprio da Jesolo era partita la campagna degli stagionali del turismo che ha portato all'attenzione del governo e del Parlamento il dramma dei cosiddetti lavoratori invisibili, uomini e donne senza occupazione per Covid e senza aiuto dallo Stato, all'orizzonte c'è un'altra ombra. Dopo l'inchiesta di Iraclea, il litorale veneto è nuovamente scosso da un'indagine ed arresti per camorra a Bibione. Un sindaco per default è preoccupato, nel senso che deve preoccuparsi che le cose funzionino. Io sono anche però fiduciosa nei confronti della magistratura, faranno chiarezza. Per quanto riguarda però i sindaci, io sono convinta, perché con i colleghi mi sono anche confrontate, che le procedure sono state sempre molto corrette. Quindi a livello amministrativo noi continuiamo ad essere ligi, a pretendere correttezza, e quindi anche da questo punto di vista sono assolutamente fiduciosa. Al via la terza dose per immunodepressi e fragili. La generale Figliuolo in visita all'hub vaccinale di Villorba Zaia. Obiettivo 85% di vaccinati nella nostra regione. Il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo arriva al centro vaccinale di Villorba, accolto dal presidente del Veneto Luca Zaia. La sua presenza è il sigillo dell'avvio di una nuova fase, quella delle terze dosi. Si comincia con i pazienti super fragili, oncologici, trapiantati, immunodepressi in generale, 160.000 a livello regionale. Già un migliaio quelli che si inizia a vaccinare all'ex Maber. Zaia fa da cicerone, mostra la struttura al commissario, lo porta lì dove si preparano le dosi, ottimizzando, come fatto fin dall'inizio, il contenuto dei flaconi. Mi ricordo quando mi ha inviato il disciplinare su come tirar fuori una dose in più. Ci saluti ai cittadini in attesa che applaudono. Grazie, complimenti. Grazie a voi. Da dove sei voi? Il Veneto è pronto a somministrare la terza dose, cosiddetta booster, anche ad altre categorie come anziani e sanitari. Da qui la richiesta di Zaia al commissario. Noi vorremmo iniziare anche con le terze dosi per i grandi anziani, definiamoli così, di over 80, i sanitari, perché stiamo parlando di persone che comunque hanno avuto in molti casi la loro prima inoculazione dal 27 dicembre 2020. Nei prossimi giorni si darà presumibilmente il via libera per l'RSA, gli over 80 e i sanitari che sono in prima linea. EMA ed FDA non hanno autorizzato la terza dose, ma per Figliuolo non è un problema. Non c'è bisogno di EMA ed FDA per la terza dose, noi abbiamo i nostri sistemi, c'è l'AIFA, e quindi ci siamo anche, abbiamo visto cosa fanno i paesi europei che sono vicini a noi e che ci fanno da riferimento, come la Francia o la Germania, cosa si fa al di là dell'Atlantico, cosa ha fatto UK, cosa ha fatto Israele. La comunità scientifica ha dato l'indicazione. Altrettanto netta la posizione rispetto all'obbligo vaccinale. Io direi che in questa fase siamo all'82%, fra un po' andiamo avanti. Secondo me molto spesso si fanno discussioni quasi sul nulla. Io dico che gli italiani sono molto più intelligenti di quello che qualcuno vuole farle sembrare. Prova ne è che le prenotazioni sono passate da una media di 4.500 al giorno in Veneto a 21.000, mentre il numero dei contagiati diminuisce. 298 contagiati nelle ultime 24 ore sono decisamente un numero basso. Abbiamo un'incidenza che è scesa sotto l'1% dei tamponi che facciamo, ne facciamo dai 40 ai 50.000 al giorno. Se a questo ci aggiungiamo la dose booster, cioè la terza dose, si va nella direzione, io spero, di uscita dal tunnel e soprattutto di aver iniziato definitivamente la fase di convivenza con il virus, che è la fase endemica nella quale cominceremo, diciamo, a familiarizzare sempre di più e non avere i danni di prima. E dunque l'avvio della terza dose di vaccini anti-Covid anche nelle due aziende veneziane. Oggi gli ospedali dell'ULS 3 Serenissima stanno vaccinando con la terza dose anti-Covid 110 dializzati ed altri 170 superfragili, come ad esempio immunocompromessi e trapiantati nei 5 hub vaccinali. All'ULS 4 Veneto Orientale l'inoculazione della terza dose di vaccino anti-Covid è iniziata oggi negli ospedali di San Donà di Piave e Porto Gruaro, con pazienti in dialisi direttamente nei reparti di trattamento. Questa fase di immunizzazione coinvolgerà complessivamente 1.200 persone.
Ed ora parliamo dei tamponi per lavorare, uno degli argomenti più discussi in questi giorni. Dunque, vi proponiamo questo sondaggio: tamponi per lavorare devono essere gratis? Se siete d'accordo, componetelo 0422 1626 691, se invece non siete d'accordo, lo 0422 1626 690. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione Ring in prima serata, questa sera. Matteo Salvini questo pomeriggio è arrivato a Venezia per andare a trovare in carcere Walter Onichini, sta male ed è stato anche minacciato da dei detenuti. Parlerò con il ministro Cartabia e con il capo dello Stato affinché gli venga concessa la grazia. Ore 15:10, carcere di Santa Maria Maggiore, Venezia. Il segretario della Lega Matteo Salvini arriva in motoscafo, saluta i cronisti e va diretto a trovare Walter Onichini. Vado a parlare solo con Walter, quindi prima ci parlo e poi parlo con voi, così almeno in base a quello che sento racconto. Walter Onichini, 39 anni, accusato di tentato omicidio per aver sparato e ferito un ladro, un trentenne albanese, sorpreso in casa nel 2013, condannato in primo e secondo grado a 4 anni e 11 mesi di reclusione. Si trova in carcere, in isolamento, perché avrebbe subito diverse minacce da alcuni detenuti, così Salvini, dopo l'incontro con lui. Se gli dicono Onichini sappiamo cosa hai fatto e l'aggressore non era un veneziano doc, e ci siamo capiti, ovviamente a minacciare sono purtroppo dei cretini, e in questo caso dei cretini stranieri, è pieno di cretini italiani, in questo caso in carcere ci sono più cretini stranieri e quelli che minacciano sono cretini stranieri. Pesanti e provate le condizioni di salute di Onichini, motivo per il quale si farà portavoce della grazia da chiedere al capo dello Stato Mattarella, spiega il segretario della Lega. Conto che passi meno tempo possibile in carcere, che possa tornare a casa il prima possibile. Domanda di grazia e poi un sostegno economico, anche perché, ripeto, i mutui non aspettano i tempi della giustizia italiana, quindi come Lega interverremo direttamente e speriamo che tanti altri facciano lo stesso. Siamo nel semestre bianco, però nell'attesa chiederete magari un provvedimento per i domiciliari? Andrò a parlare direttamente sia col ministro Cartabia che col presidente Mattarella, perché ne vale la pena. No, non è una questione politica o partitica, è la questione di un padre di famiglia di 41 anni che dovrebbe stare a casa con la moglie e i figli e non in carcere. E questa sera, durante la trasmissione Ring, l'intervista in esclusiva con la moglie Sara. Ed andiamo avanti, ancora cronaca, traffico illecito di rifiuti da Campania a Veneto, maxi operazioni dei carabinieri di Belluno. 22.000 tonnellate di rifiuti speciali sono transitati per lo smaltimento negli ultimi due anni dalla Campania al Veneto, un traffico illecito messo in piedi da faccendieri senza scrupoli con il benestare di imprenditori veneti. È un'indagine imponente e nuova anche a livello nazionale, quella svolta dai carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Belluno in collaborazione con il gruppo forestale sotto la direzione della Procura Distrettuale Antimafia di Venezia. E la dinamica riscontrata in effetti ci sembra nuova anche a livello nazionale. Abbiamo un passaggio di rifiuti dal sud verso il nord, probabilmente dovuto alla forte attenzione che c'è stata nelle regioni del meridione verso questo fenomeno. 12 le ordinanze di custodia cautelare eseguite dalle prime ore di stamani, delle quali una nel bellunese, una nel padovano, tre nel vicentino e una nel trevigiano, tutti a vario titolo, sono ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti e false fatturazioni. Altre 10 persone sono indagate perché responsabili di condotte analoghe ma ritenute meno gravi. Abbiamo messo alla luce un network dello smaltimento dei rifiuti con personaggi ben definiti, soprattutto nel mondo imprenditoriale e manageriale di questo settore e di settori affini come può essere quello della lavorazione delle plastiche. Plastic Connection, così è stata chiamata l'operazione, nasce a fine maggio 2019 dopo l'ennesima indagine sullo smaltimento dei rifiuti in discariche abusive che coinvolse la SAP di Fonzaso. Ci siamo accorti che presso alcune aziende del Veneto venivano accumulate una quantità di rifiuti abnorme rispetto alle deleghe che avevano per poter depositare questi rifiuti. Abbiamo calcolato che circa 22.000 tonnellate di rifiuti sono state trasportate e smaltite illegalmente nel territorio veneto. Per dare un'idea di quanto siano 22.000 tonnellate,
Basta pensare a Piazza San Marco ricoperta di rifiuti per un'altezza di 5 metri. È una coda di tir per circa 7 chilometri. Tra gli arrestati c'è il sovramontino Alessio Dalla Santa, che anche stavolta ha un ruolo chiave nell'indagine, che ha messo i sigilli a tre siti. Oltre alla Sappa di Fonzasola, i Mirates di Cartigliano in provincia di Vicenza e la Resines di Scavaso del Tomba nel Trevigiano. Nel mirino dell'arma anche i siti produttivi a Tezze, Piazzola, sul Brenta e Rosà, fra Vicenza e Padova. Sequestrati i conti correnti, quote societarie e 1,5 milioni di patrimonio per la successiva confisca. I rifiuti speciali venivano inseriti nel ciclo produttivo delle aziende, successivamente accantonato in siti di stoccaggio o smaltito irregolarmente alla Veritas di Malcontenta, con l'obiettivo di trarre vantaggi illeciti. Sicuramente l'uscita da quella che è la filiera della tracciabilità prevista e disciplinata dalla norma è sempre un fattore preoccupante, perché anche rifiuti non particolarmente contaminanti, potenzialmente contaminanti, possono creare problemi. Continua la battaglia dei residenti di Viale San Marco per opporsi al progetto di riqualificazione dell'area ex campo di calcio della Real San Marco. Nel giorno della scadenza, i cittadini del Comitato Viale San Marco hanno depositato le osservazioni per specificare quanto sia dannoso per gli abitanti e i servizi vicini il progetto di riqualificazione dell'area ex campo di calcio della Real San Marco, contro cui si battono da tempo. Una serie di osservazioni sono di tipo tecnico, ma non mancano quelle di tipo politico. Un'osservazione che comprende vari temi, tra cui appunto l'aumento del traffico che ci sarà, l'inquinamento che creerà, i disagi soprattutto per le scuole che sono adiacenti al campo, ex campo da calcio, come il Nido Trilli e l'asilo 8 marzo. Infatti abbiamo chiesto anche di firmare ai genitori e agli insegnanti, perché sono i primi che andranno poi, che avranno un peggioramento della vita, perché tra l'aumento del traffico e soprattutto l'aumento anche di temperatura, perché là si parla di togliere tutta l'area verde che c'è ora, quindi un aumento di asfalto, una copertura della zona inquinata, quindi non una reale bonifica, quindi un pensiero per tutti quei bambini appunto che frequentano le scuole, che passano la maggior parte del tempo in giardino, e quindi con un cantiere che andrà avanti per 4 anni abbiamo anche paura per quello che solleverà poi da questo cantiere, per la tempistica che sarà lunghissima. Ci battiamo appunto per far sì che questo progetto venga completamente tolto e non modificato, ecco. Sul piede di guerra anche i commercianti, che hanno aderito numerosi. È una realtà che funziona, una realtà di vicinato, ci sono negozi che hanno molti dipendenti, che con l'apertura di un'area commerciale che intendono grande all'incirca come l'Interspar di via Torino, sicuramente porterebbe via lavoro e lascerebbe a casa molti dipendenti di questi negozi che funzionano. Se queste osservazioni non dovessero portare al risultato sperato, il comitato non si ferma. Andremo avanti con il ricorso al TAR, siamo seguiti da un avvocato che ci sta seguendo in questa fase di questo percorso, e quindi noi andremo avanti fin dove possiamo, noi andremo avanti. Conto alla rovescia per le elezioni amministrative che coinvolgono anche il comune di Dolo, iniziamo a conoscere i candidati sindaco. Il caro amico Alberto, che ci ha lasciati prematuramente, per una promessa proprio a lui fatta, avrà continuità nel suo pensare e agire per il bene di Dolo. Gianluigi Naletto, vice sindaco di Dolo, ha deciso di candidarsi alle elezioni amministrative del 3 ottobre per portare avanti il lavoro iniziato dal suo sindaco Alberto Polo, scomparso lo scorso gennaio a causa di una malattia. Naletto si candida con il simbolo della lista civica Naletto Sindaco Dolo Città Gentile e da primo cittadino ha già in mente di che cosa occuparsi. Dare continuità ai tanti e importanti progetti che sono in corso, al disvelare Dolo nella sua parte migliore di affaccio all'acqua e quindi riqualificare quello che sono le due porte del paese verso Padova con il foro boario e verso Venezia con lo spostamento del deposito delle corriere. A questo punto poi innestare anche quelle che sono delle novità, cioè il portare qui a Dolo la nuova caserma dei Vigili del Fuoco, l'aprire anche
ad una implementazione delle scuole superiori di concerto con la città metropolitana, e quindi poi l'ospedale. Dolo non può essere il lazzaretto dell'ASL 3 come ospedale Covid, solo Covid ed esclusivamente Covid, ma invece riportare quella che è la programmazione regionale sanitaria che afferisce al 2019 ancora ad oggi inattuata. I pilastri restano dunque quelli di Polo. Sarà una amministrazione del fare, come connotato in questi ultimi 5 anni con Alberto Polo, all'insegna di una riflessione ma concreta sul dare risposte immediate alla cittadinanza con i piedi per terra. Le nanotecnologie per salvaguardare il patrimonio UNESCO di Venezia e delle sue isole, se ne è parlato a Cafarsetti. Le nanotecnologie e la loro applicazione per preservare i beni di Venezia, patrimonio mondiale UNESCO, con la sua altrettanto grandiosa laguna. Ma non basta. Creare appositi corsi di formazione master in collaborazione con scuole e università per formare nuovi applicatori di nanotecnologie, ad esempio nel campo del restauro, dei tessuti, l'edilizia e non ultimo quello sanitario. Progetto che potrebbe beneficiare dei fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'innovazione tecnologica e che decolla da Venezia proprio nella settimana in cui la Camera esamina il decreto di tutela delle vie d'acqua di interesse culturale per la salvaguardia di Venezia. Venezia è considerata un po' la bomboniera d'Italia, quindi non me ne vogliono le altre, ma Venezia necessita proprio di avere comunque la tutela per quanto riguarda i beni culturali a 360 gradi. Progetto presentato nei giorni scorsi in sala consiliare a Cafarsetti con l'assessore all'urbanistica e ambiente De Martin, che ne ha evidenziato le importanti ricadute a livello occupazionale. Quindi questo è uno degli aspetti, non è l'unico chiaramente che può essere portato avanti, ma il discorso delle nanotecnologie è un qualche cosa di importante perché permette nuove professioni che potranno essere anche di applicabilità su professioni già avviate. Nella cabina di regia, ancora in fase embrionale, anche l'ex assessore comunale Giorgio D'Este. E data anche l'esperienza avuta nello scorso mandato relativamente alla materia sia di protezione civile che del centro maree, le esperienze, ahimè, avute ci insegnano molte cose e oggi queste cerchiamo di mettere a disposizione. Siamo arrivati quasi al termine, non perdetevi questa sera in prima serata la nostra trasmissione Ring. Come vi avevo anticipato, ci sarà l'intervista esclusiva con Sara Scolaro, moglie di Walter Onichini, poi ci sarà Vincenzo Forte, Fratelli d'Italia, Alberto Villanova della Lega, Andrea Ferrazzi, Partito Democratico e Marco Bonet del Corriere del Veneto. Ed è davvero tutto, vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona serata. Prosecco DOC millesimato extra dry. Cantine, i padroncini. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in aumento. La giornata di martedì 21 settembre sarà dunque caratterizzata da un tempo stabile. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto sarà asciutto, al mattino non si escludono locali addensamenti in alcuni settori della nostra regione, ma senza piogge, per il resto ampio soleggiamento e cielo sereno o velato. Venti in pianura moderati da nord-est. Uno sguardo alle temperature, minime tra 10 e 15 gradi, valori massimi compresi invece tra i 19 e i 23 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sole prevalente con qualche annuvolamento, specie in montagna, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 9 e 14 gradi, massime tra i 21 e i 22 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato ovunque, cielo a tratti coperto, specie nelle ore pomeridiane, ma non sono attese precipitazioni. Temperature minime sui 12 gradi, massime sui 23 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento, come sempre in compagnia di Antenna 3.
Secco DOC millesimato extra dry. Cantine, i padroncini.